Signore e signori, la signora in blu, Miss Dorothy Valens. A sign, just a sign. The fundamental things apply as time goes by. Il cinema ti fa capire anche altre culture, altre emozioni, ti racconta delle storie di te stesso che tu le riscopri al cinema, mi fanno capire delle sensibilità di altri paesi. C'è anche Pinto, cioè sento Pinto, un odore di Pinto, ci deve essere un Pinto. Buonasera maestro, vedo tanti quadri. Buonasera maestro. Musica, musicante. Ho parlato adesso con Dino De Laurenti a Los Angeles. Ah, Dino, che guarda che c'è la proiezione, ha detto mi devi salutare tutti. La faccio con passione, lo faccio professionalmente. L'italiano di Hollywood nasce sul desiderio profondo, innanzitutto, di raccontare la storia di un carissimo amico. Ha rivoluzionato la voglia di far cinema in Italia, ma l'ha fatta diventare proprio industria a livello internazionale. Intanto è il figlio doc di questa terra nostra che ha tanto da raccontare per quanto riguarda il cinema, non ti pare? E questo festival è un punto fermo, che lo devo dire non per plagieria, ma perché in effetti sono orgoglioso che questo documentario di Dino venga presentato nell'ambito di un festival così intelligente. C'è la canzone, no? C'è la canzone tua che è fantastica. Si chiama Dino. Dino De Laurentiis. E poi comincia Dino, e mostrarlo tanto. Dino, te ne si chiude lì. E tu hai perduto l'occasione di mi scoprire. Il cinema americano se l'ha imbriagata già. Sì. Redford e De Niro, poi se parlano con tu. Robert Redford voleva rilanciare i film corti. Ha pensato che l'internet era il posto migliore per questo tipo di distribuzione. E quindi mi ha chiesto di fare dei film di 2-3 minuti. Ma questi sono filmetti brevissimi, infatti 18, di circa 2 minuti in uno, sulla vita sessuale degli insetti, e io li interpreto. Ognuno di questi filmetti comincia con un mio primo piano che dico, ma se fossi una mosca? I can withdraw my entire body into my shell, where I can hide my vagina and my penis. I love to be hurt too. Della cassetta della camera d'albergo. C'è la cassetta di un'altra, così. Ho paura che in questo modo lo copri che l'altro. Curiosamente.